piccolo reportage sul Ponte della Scienza e dintorni. Vediamo in che condizioni è quest'area, questa nuova architettura, questa nuova infrastruttura della città che è stata realizzata, completata dopo molti anni di ritardo, ma che ancora non viene inaugurata, non si sa bene perché. Questo è il muro di cemento che è stato realizzato nuovo per separare l'area, diciamo, interessata alle trasformazioni, con invece tutta l'area alla nostra destra che è di proprietà dell'Italgas, dell'ENI, e che è l'ex area del gasometro. Vedete che già il muro è stato completamente ricoperto di scritte vandaliche, le aiuole sono abbandonate, sono piene di ortiche, di erbe infestanti. L'area inizia a trasformarsi in discarica. Vedete, ci sono dei divani e spesso si trovano altre tipologie di rifiuti. Queste sono le aiuole dal lato, diciamo, Ostiense, di là invece c'è il lato Marconi. Queste sono le aiuole e queste le condizioni in cui sono tenute. Tutti quanti i manufatti nuovi stanno cedendo e gli alberi sono, come vedete, infestati dalle erbacce, quindi stanno per essere soffocati anche loro a un livello notevole. Anche qui ci sono più di un metro di ortiche alte, direi un metro e mezzo. Torniamo, quello giù è il ponte di ferro, giusto per orientarci. Torniamo a fare il ponte, vediamo in che condizioni è il ponte stesso e le altre strutture a supporto del ponte. Vedete, già di lato si possono vedere quante scritte vandaliche sono state, di quante scritte vandaliche è stato scarabocchiato il ponte. Questi sono i cestini. Queste sono delle sedute minimal, non brutte, in cemento, di servizio a tutta l'area. Sono tutte quante disegnate in questo modo e anche qui i writer hanno fatto il loro lavoro. Guardate che belle queste lampade, queste plafoniere. Purtroppo anche queste sono state completamente devastate. Di scritte, di adesivi abusivi, vedete, la situazione è abbastanza compromessa. Ecco qui c'è un palo completamente pieno di scritte, tutte quante le sedute sono state già scarabocchiate. Teniamo conto che si tratta di una infrastruttura che non è stata ancora inaugurata, quindi ancora si attende l'inaugurazione. E queste sono le condizioni di manutenzione e di conservazione. Ci sono poi le scale che vanno verso il fiume. Posiamo un attimo la bici e vediamo di inquadrare la situazione che c'è qui sotto. C'è tutta quanta la discesa verso il fiume che è ridotta, come si può vedere. È tutta completamente piena di graffiti. Il monumento che serve qui sotto a, in caso di eventuali piene, a bloccare dei carichi pesanti che potessero poi andare invece addosso al ponte, è completamente scritta, completamente scarabocchiato. Vediamo anche dall'altra parte se la situazione è la stessa. Ed ecco qua come è tenuto il Ponte della Scienza, ancora non inaugurato. Andiamo a recuperare la bici e vediamo dall'altra parte, dalla parte diciamo Marconi, quali sono le condizioni dell'area verde di supporto al ponte, perché c'è un piccolo parco con anche giochi per bambini che doveva essere di supporto al ponte. Anche quello è transennato, non inaugurato, piantati gli alberi e lasciati morire sotto una coltre di erbacce. Vediamo che condizioni sono anche gli arredi in quell'area. Ecco qua, siamo sul lungotevere Gassman. Vediamo come sono combinati gli arredi. Questi sono arredi che sono stati messi, vedete,
Jacopo Ti Amo by Maura. Fa piacere per Jacopo, tuttavia il contesto di degrado ha poco a che fare con l'amore di questi due signori. Anche qua Jenny Ti Amo, tutto quanto completamente ammaccato dopo pochissimi mesi dalla posa in opera. Qui anche Laura Ti Ama, proprio una tempesta di testosterone, ma poco compatibile con delle belle sedute in cemento che erano state per una volta di qualità accettabile, non niente di clamorosamente bello, ma almeno delle una sistemazione urbana civile, è stata immediatamente devastata. Questo è il parco giochi, chiuso, sono stati montati i giochi, per ora non sono stati vandalizzati qui né i giochi e né la parte delle sedute di cemento, vedete che sono abbastanza intonse, però è tutto quanto abbandonato, erbacce, gli alberi sono stati liberati da poco dalle erbacce perché sono tornati a lavorare, tuttavia non si sa quando quest'area sarà inaugurata e non si sa perché da un anno ormai è finita ed è lasciata in abbandono nelle mani dei vandali.